Prego, buonasera. Vi prego di accomodarvi. Prego. Lei è l'ospite d'onore. Prego, accomodatevi. Nelle prime file si possono accomodare un po' la professoressa Bello, il professor Bottiglione, il cardinale Tupamerio, la professoressa Congiunti, il professore Cristofano. Siete qua. Bene. Poi magari per parlare facciamo un pochettino a turno, però se chi la professoressa Bello non c'è, mi pare, il professor Buttiglione neanche, il cardinale Cocco Palmerio c'è? No. Non c'è. La professoressa Congiunti se si vuole accomodare, non è un obbligo però. Il professore Kerstofer. Prominenza Kirch. Professor Lewis, non c'è? Poi ci sono io e il professor Pandolfi, se vuole anche venire da queste parti. Allora, ringrazio tutti gli intervenuti e darei direttamente la parola al rettore del Pontificio Ateneo Santa Sé. Buonasera a tutti, eccellenze, soprattutto il cardinale Walter Kaspar. I will talk, yeah, on the occasion of his birthday. I will talk in English because it's a mixed language group here. I want to give you a warm welcome here at the Pontificio Ateneo Sant'Anselmo. If you want to know more about us, you see these flyers behind. We have three faculties, and these are our programs. Unfortunately, maybe it will be explained later, but I just want to mention that Professor Russo cannot be here and many others due to Schopperow strike and earthquake in northern Italy and so on. So he's really sorry not to be able to be present tonight. The most important thing is that Cardinal Kasper is present and we want to honor him. And I just want, next to really giving you a great welcome, and I also hope, I want to say it at the outset already, please stay after this. There will be dinner served in our refectory together with the monks at 7 o'clock. I want to, given my little introduction, tell you how I related fairly recently with Cardinal Kasper. Please come forward. It's always to be too humble in a gathering where there are many free seats, empty seats, is not the best thing to do. So please come forward. When I was elected rector here and moved to Rome in January 2020, I dare to ask Walter Cardinal Kasper to give the inaugural address at the beginning of our academic year 2020-2021. And so, never really having talked to him personally, I wrote him an email. And I more or less thought probably he would not accept. And then he wrote, I'm quite hesitant to
accept your invitation to give the inaugural address at the Pontificio Ateneo Sant'Anselmo because of my age. That was, three years ago, due to my age. And then here comes the theologian now. On the other side, I would like to return to what I consider to be the most important subject of my studies. So I want to say yes to your invitation. I would like, because I said he can choose whatever topic he wants, I would like to return once more to Christology and present to you a few reflections. It has been nearly 50 years since my Christology was published. And since then, much has happened in this field of studies. And then I wrote to him before the summer again. The invitation was in May, April or May. In June, I wrote again. Is it still okay? Are you coming in the fall, 1st October? And he wrote, yes, of course. But now, nun hoffe ich, dass mir in der frischen Luft der Berge etwas einfällt und ich nehme 20 Bücher der neueren Christologie mit. So I hope that in the fresh air of the mountains in Tyrol, where Cardinal Kaspar usually did his vacation, I hope something comes to mind and I will take about 20 new books on Christology with me to give this talk, this inaugural address of 45 minutes. I think this tells us a lot about a theologian and his eagerness to take up again Christology and present it to our students. And it was indeed a very moving inaugural address for which we are very thankful, because he shared with us what has been really on his mind and in his heart. And both are important in theology today. In September, he wrote to me before giving the inaugural address. Ich habe während des zweimonatigen Aufenthalts in den Bergen viel über die Christologie gelesen. So war am Schluss die Schwierigkeit, alles in einer erträglichen Vortragslänge zusammenzufassen. In the past 2 weeks of the summer, I had the occasion to think much about Christology. So finally, I have now or had the difficulty to put everything into my lecture or to choose what I will present. I just wanted to give you or to narrate to you this experience of mine with Cardinal Kaspar, which touched me very much, because I of course have read a lot about him. We once had contact because I wrote my doctoral dissertation as a layman on the Lutheran theologian, whom George Lindbeck, whom Cardinal Kaspar knows very well. And we had some exchange because he wrote on him and I wanted to know how he meant it, but we haven't met before. I think this is an apt introduction to say, or to have a glance, who Cardinal Kaspar is around his 90th birthday. Someone who is eager to study, who is ready to take up his studies, and who continues to do theology, and also to address young theologians and give them a message for their own life. And I remember well how you closed the inaugural address 3 years ago. You said, now I leave it into your hands to continue the work that has been my life, who Christ is and who Christ can be today. We are very happy to have you here, Cardinal Kaspar, and we are very happy for the editors to have compiled a little present that is not heavy at all.
In mancanza di uno dei curatori, direi di lasciare la parola a Johannes Gerstenhammer, che è l'altro che è il curatore del volume, insieme al professor Russo. Hochwürdigster Herr Kardinal Kaspar, hochwürdigster Herr Kardinal Colomb Almerium, sehr geehrter Herr Botschafter Dr. Kotsch, Herr Dr. Lal, hochgeschätzter Herr Rektor der St. Anselmo, wo wir heute sein dürfen, sehr geehrter Herr Professor Maturano, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir alle sind heute zusammengekommen, um Kardinal Kaspar zu gratulieren mit der Überreichung einer Festschrift im deutschen Wort gratulieren. Ist enthalten das lateinische Gratia, der Dank. Wir alle fühlen uns Ihnen, Herr Kardinal Kaspar, zu Dank verpflichtet, zu Dank für ein großartiges Lebenswerk. Und viele Persönlichkeiten aus Deutschland haben mich gebeten, diesen Dank Ihnen zu vermitteln, unter anderem der frühere Ministerpräsident Baden-Württembergs, Herr Dr. Oettinger, den ich vor 2 Tagen getroffen habe. Die Festschrift mit dem Titel Patria e Humanità, auf Deutsch Vaterland und Humanität, beschreibt aktuelle Schlüsselbegriffe eines gewaltigen und herausfordernden Spannungsbogens für unsere Zukunft auf 608 Seiten. Und wie immer weiß kaum einer, was die Zukunft bringt. Die Zukunft liegt im Ungewissen, aber im historischen Kontext lässt sich eines erkennen. Der in der politischen Debatte in Deutschland vom Bundeskanzler Scholz eingeführte Begriff der Zeitenwende trifft auf alle Fälle zu. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und grauenvollen Verwüstungen in annähernd 570 Tagen ist in Europa wieder ein Schlachtfeld entstanden. Gleichzeitig schwächen sich Bindungen traditioneller Art, festgefügte Bindungen ab. In Deutschland, wenn ich das, wissen Sie, hier in Rom, ist die Zahl der Katholiken, die im vergangenen Jahr der katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben, auf 500.000, eine halbe Million angestiegen. Gleichwohl suchen viele Menschen gerade jetzt Orientierung und Sicherheit. Sie, Herr hochwürdigster Kardinal, haben mit Ihren Werken Orientierung vermittelt und Orientierung geschenkt, ohne einer offenen Diskussion auszuweichen. Diese Festschrift versucht in intellektuell redlicher Weise diesem ihren Weg zu folgen. In einer guten und bewährten europäischen Tradition, die damit beginnt, dass diese Festschrift in unterschiedlichen europäischen Sprachen zusammengestellt ist und die einzelnen Autoren unterschiedliche kulturelle Hintergründe einbringen.
aber immer verbunden in christlicher Verantwortung und mit einem gemeinsamen Ziel. Impulse zu geben, Anstöße zu geben, um Orientierung zu erleichtern und zu ermöglichen. Mein Dank gilt an dieser Stelle Professor Russo, der leider heute nicht anwesend sein kann. Mit einem ganz klaren und groß angelegten Konzept. Mit einer Begeisterungsfähigkeit bei der Zusammenarbeit, gleichzeitig sehr einfühlsam und partnerschaftlich, hat er alle Autoren erreicht und mitgenommen. Und mit einem großen, ja besonders großen, sehr großen, fast unmessbaren Arbeitspensum hat er diese Festschrift zusammengestellt. Deshalb eben an dieser Stelle einen herzlichen Dank. Hochwürdigster Herr Kardinal, möge diese Festschrift Ihr Wohlgefallen finden. Dankeschön. Signori, signore, adesso non so in che lingua devo parlare, cioè, tedesco sarebbe molto facile per me, inglese anche, ma ho preparato il testo in italiano perché penso Roma è in Italia. Sì, la mia prima parola suona grazie. Grazie, sì, quando si diventa 90 anni e in buona salute fisicamente e anche mentalmente ci devi ringraziare soprattutto a Dio che è il datore che dà ogni buon regalo. Ma ringrazio anche ai tuoi editori di questa festschrift perché ma sono molto dolente perché ma Antonio Russo non può venire perché cioè, il volo era cancellato stamattina e da Trieste a Roma non si può venire a piedi, questo è impossibile, ma ringrazio molto al signore Singhamo. Una cosa sì, è importante, la mia città d'origine, Wangen-Maico, ha i suoi confini con la Baviera, e siamo non molto lontano l'una dall'altro, e ringrazio molto per le sue belle e buone parole che ci ha dato. Ringrazio anche a tutti questi moltissimi autori in questa festschrift, famosi autori che hanno fatto il loro lavoro. Ringrazio a tutti i presenti. Grazie anche per il patronato della sua eminenza cardinale Pietro Parolin e dell'ambasciatore della Germania, il dottore Koch. Ringrazio a molti altri che hanno contribuito a questa festschrift. Last but not least, ringrazio per l'ospitalità dell'Anselmo qui e al rettore Pietro Stoffer. Sono molto lieto di essere qui. Il titolo della festschrift Patria e Umanità è ottimamente adattato alla mia biografia che Antonio Rossi ha già analizzato nella festschrift. Io sono nato in un anno molto difficile, non solo per la Germania, ma per l'Europa e il mondo, 1933, in cui Adolf Hitler divenne cancelliere e il Duce, come in Germania dice, il Führer della allora Germania. Io sono cresciuto durante la Seconda Guerra Mondiale e ho molti ricordi a questo tempo molto difficile. In questo tempo, in questa epoca, il vero patria era la famiglia. La famiglia era il luogo dove si era a casa e ho ricevuto una buona informazione cattolica e anche
direttamente estremamente antinazista. Ma non sono stato rinchiuso in questo piccolo mondo della famiglia, ma sono cresciuto ai piedi del Hohenstaufen. Hohenstaufen è un monte in Svevia. Da lì vennero i famosi imperatori di Hohenstaufen, che hanno lasciato molte tracce anche qui in Italia. E questo era il sogno infantile, ma anche giovanile per me. Ma era importante venire qui e vedere tutte queste cose. Ma mi ricordo bene, già cardinale Stetti, davanti alla tomba di Federico II nel Duomo di come si dice, Palermo, e lacrime vennero alle mie occhi, perché adesso sono arrivato lì dove ha voluto arrivare già da non bambino ma ragazzo, e questo ha creato un certo ponte fra la cultura per noi non tedesca, ma sveva. Per noi il alto tedesco è la prima lingua straniera. Ma fra questa cultura e la cultura non soltanto medievale, ma anche attuale dell'Italia. Le Alpi non erano una barricata fra Germania e Italia, ma erano una ponte durante il Medioevo e la prima Neuzeit. Si sono arrivato e pertanto anzi mi sento a casa qui, in certo senso un secondario patria, è divenuto anche l'Italia per me. E questa esperienza si è ripetuta qualche volta. Quando era vescovo e cardinale ho avuto molto da viaggiare in Asia, Africa e l'America Latina, ma sempre dove sono arrivato in una comunità cattolica mi sentivo accettata e sono messo anche a casa, perché ho incontrato persone che avevano pelle diverse, lingua diversa, cultura del tutto diverso, ma la stessa fede cristiana cattolica e anche la stessa concezione sul senso della vita umana. Si sente a casa. Sì, non si è racchiuso in questo patrimonio piccolo della gioventù, ma questo si apre a una dimensione globale e si può essere a casa in certo senso in due ambienti, e questo apre orizzonti enormemente, soprattutto qui a Roma. Io non volevo venire a Roma, volevo rimanere vescovo da Stoccarda, Rottenburg. Ha scritto una lunga lettera a Giovanni Paolo II che non è possibile venire qui perché non sapeva parlare italiano, eccetera. Il Papa ha soltanto risposto: tutto questo si può superare, punto. E sono venuto e ho imparato molto, non soltanto lo stile di vita degli italiani, si può molto imparare da loro, da tedesco, ma anche sì, la universalità che si sente, l'universalità della Chiesa che si sente qui a Roma, non soltanto in Vaticano, ma anche sulle strade, tutto è una apertà, una ricchezza imponente, e soprattutto era importante per me non soltanto l'ecumenismo, ma anche i rapporti con gli ebrei. Sì, abbiamo una storia di odio, di conflitti, una terribile storia di quasi 2000 anni, ma la mia esperienza era, sin dal Vaticano II, siamo riusciti di venire insieme per un paziente dialogo, per cooperazioni su questioni umane che sono possibili, e anche per una certa conversione che si vuole in questa cosa, dove si deve superare pregiudizi anteriori, pregiudizi che abbiamo ereditati. E questo mi dice
Patria e umanità sono due cose che si incrociano, sono insieme, soprattutto penso nella Chiesa. La Chiesa non è una struttura gerarchica sola, una struttura astratta, ma la Chiesa è una comunione di comunioni. E di tutte le comunioni locali che ci sono, vivono nella e dalla Chiesa universale, e la Chiesa universale vive nelle comunità locali e dalle comunità locali. E questo è simile anche nel rapporto fra umanità e patria. Amiamo tutti la nostra propria cultura, la nostra propria lingua, ma d'altra parte si impara molto di parlare un'altra lingua, di vivere un'altra cultura. Questo è per la Chiesa Cattolica una ricchezza. Nella Chiesa Cattolica è molto più diversità quanto si pensa normalmente. Di celebrare la messa domenicale a Africa almeno minimo 2 ore e se non 3 ore da noi, dopo 50 minuti vedono non è finito, già finito, ma qui 2-3 ore, una festa enorme. Sono diversità, anche se si celebra secondo il missale romano lo stesso, la messa è un'altra cosa. In Africa ci sono molte diversità della Chiesa, e questa ricchezza di culture è un forte contributo per la pace nel mondo. Tante persone che hanno la stessa o simile concezione della vita, della pace, della vita comune, e soprattutto della fede e della religione. Questo è un fondo, una potenzialità per la pace, e il rapporto con gli ebrei ci ha insegnato, anche dopo una tanta lunga storia, terribile talvolta, si può riuscire a fare comunione, si può parlare, si può fare anche amicizia e si può risolvere molti problemi insieme senza una egualità, come si dice, credo in italiano così, superficiale. Si deve rispettare la alterità degli altri. E così viene insieme, si deve fare così nella politica, si deve fare così anche nella Chiesa, e al momento imperiamo molto di questo punto, come si può essere una Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, ma certamente in diverse forme di vita, questa unità. E penso io che la Chiesa può essere un esempio. Se riesce a risolvere questi problemi per l'umanità e per la pace, e questo anche risuona un po' in questa festschrift. L'ho ricevuto soltanto sabato, è impossibile di leggere, già sono 600 pagine e non sono riuscito certamente, ma la mia impressione è c'è questa pluralità. E nella unità, e la unità nella pluralità, questa è una tensione, ma si devono incrociare i due aspetti della vita e dell'uomo e del mondo. E così il mio augurio dopo questa festschrift è che questa festschrift contribuisca al shalom, alla pace nel mondo di oggi, in un mondo che è molto diviso, molto in problemi e in crisi anche. E qui forse questa festa è una modesta contribuzione, ma anche una forte contribuzione, perché tutti i problemi non si può soltanto realizzare e risolvere
Praticamente si vuole sempre anche una riflessione approfondita, e questo è presente in quanto ho visto finora, e pertanto grazie, un grande grazie per questo, grazie. Bene, adesso penso che di introdurre i vari singoli contributi delle persone che hanno partecipato, le personalità che hanno partecipato al libro. La professoressa Anes Bello non c'è, vero? E allora andremo con il professor Rocco Buttiglione. Sì. Devo prendere la parola? Sì. Vabbè. Eminenza, cari amici, la mia prima parola è impreparato. Non sapevo di dover prendere le parole, ma lo faccio ugualmente per ringraziare il suo eminenza, il cardinal Walter Kasper, per tutto il dono che la sua vita è stata per la vita di tanti, tra gli altri per la mia. Io ho letto il suo primo libro, Eminenza, forse mezzo secolo fa. Era Das Absolute in der Geschichte. Sì. E da lì ho avuto l'idea di una lettura della modernità molto diversa da quella usuale, simile a quella del mio maestro Augusto Del Noce, la ricerca del cristianesimo dentro la modernità, non contro la modernità, non prigioniero della modernità, ma secondo una visione condivisa anche da Anselm von Balthasar, un cristianesimo che accetta l'orizzonte trascendentale della modernità per romperlo dall'interno, non dall'esterno con un giudizio che di inimicizia, ma dall'interno assumendone il desiderio più profondo. Se posso soffermarmi un attimo su questo vecchio libro, vecchio ma ancora molto attuale, io credo, si tratta di leggere, è anche un metodo per leggere, leggere guardando non agli errori che sono contenuti nella, molte volte i cattolici leggono i libri, cercando gli errori commessi dall'autore del libro. Invece bisogna leggerli in un altro modo. Bisogna leggerli cercando il desiderio vero che anima un pensiero per poterlo poi liberare dagli errori in cui eventualmente esso è in corso. È una lezione che io non ho mai dimenticato. Poi l'ho rincontrata, ci siamo visti molte poche volte nel corso della nostra vita, ma io l'ho sempre seguita. La seconda volta io l'ho incontrata, era lì, credo, l'apertura del Sinodo. E per caso, nella folla, ci siamo trovati, io l'ho ringraziata per quello che già sapevo che lei stava facendo nel suo lavoro per il Sinodo. A proposito, devo ringraziarla ancora per la sua recensione in Stimme der Zeit del mio libro su Amoris Laetitia, che è stata una grande occasione per riportare i cattolici dentro l'alveo della vera grande tradizione. La tradizione, molti pensano, che sia quello che si faceva quando eravamo bambini noi. La tradizione è molto più grande, molto più complessa, contiene tantissime altre ricchezze e soprattutto nella comprensione dell'atto umano non bisogna mai dimenticare che la realtà, l'atto, ha un lato oggettivo e un lato soggettivo e vanno tutti e due valutati in modo equilibrato per dare un giudizio morale. Credo che il cardinale Cocco Palmeri affente, non ne dubitavo perché sto non citando, ma quasi, il suo libro sul medesimo argomento. Per tanti anni, Eminenza, lei è stata una guida sicura per quelli che volevano essere fedeli alla tradizione, la vera, la grande tradizione, nel dialogo con la modernità. Non per affossare la modernità, non per annegare la Chiesa nella modernità, ma per salvare la modernità, che ne ha bisogno, e specialmente oggi, quando si parla di postmodernità. Grazie di tutto questo, Eminenza, e tanto altro ancora. A Roma si dice ad multos annos e credo che dobbiamo cominciare a prepararci per il Festschrift, per il centesimo compleanno.
Allora, inviterei sua eminenza Cocco Palmerio a intervenire. Eminenza, io sono contento di essere qui questa sera e mi fa piacere ricordare qualcosa della mia vita passata che è legata a lei, perché intorno all'anno 1998-99 io ero ausiliare a Milano, ausiliare del Cardinale Martini. E a un certo punto Martini, non so se era stanco di me o se voleva farmi andare in altro luogo, mi disse: tu adesso devi uscire e allora vedi un po' a Roma cosa si può fare. Allora io andai dall'allora sostituto della segreteria di Stato, che era il nostro decano attuale, il Cardinale. E gli disse: guardi, il mio arcivescovo dice che devo vedere cosa si può fare a Roma. Io sono un canonista. E lui disse: ecco, noi abbiamo bisogno di buoni canonisti, sì, però in questo momento non ci sono posti disponibili. A quel punto io dissi: guardi che però io faccio in diocesi anche tante altre cose. Per esempio, sono 12 anni che ho la delega per l'ecumenismo. E lui disse: ah, questo è molto interessante. Sì, noi abbiamo bisogno di un italiano, perché, vede, adesso il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani è il Cardinale Cassidi, però sta per lasciare. E allora diventerà presidente il Cardinale Casper, il Monsignor Casper. Ecco, e allora lì potrebbe andare bene un italiano, e prese nota del mio nome, però fu nominato un altro al mio posto. Quando questo altro fu nominato altrove, allora Martini tornò alla carica e andò direttamente dal Cardinale Casper e disse: allora Cocco Palmerio lo portiamo al suo dicastero. E lui disse: bene, bene, l'unica cosa è che noi facciamo tutto in inglese qui. Ma lui in inglese come si trova? Martini disse: ma se certamente qualcosa sa, ma anche se non sapesse tanto, l'importante qui sono i rapporti umani. E posso testimoniare, disse Martini, che Cocco Palmerio nei rapporti umani è molto valido. E allora il cardinale Casper disse: bene, sono contento. Però fu nominato un altro e quindi io poi andai in un'altra direzione. Però ecco, le nostre vite potevano essere unite se io fossi stato nominato segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Quindi vede che noi ci conoscevamo, per quanto non direttamente, piuttosto da lontano, anche in anni passati. Poi ultimamente ci siamo ritrovati e ci frequentiamo anche molto, molto da vicino per questo nostro cenacolo promosso da comuni amici. Ecco, quindi io sono molto contento di essere qui questa sera, la vedo molto bene e spero che la nostra amicizia, la nostra frequentazione continuino per lungo tempo. Augusto Sanos, come diceva il professor Buttiglione. Inviterei quindi la professoressa Lorena Congiunti. Allora, innanzitutto rivolgo un deferente omaggio a Sua Eminenza il Cardinal Casper, un caro saluto a Sua Eminenza, al magnifico Rettore e a tutti gli illustri ospiti ora presenti. Ringrazio l'amico Antonio Russo, che non è presente, ma che alcuni mesi fa, prima della pubblicazione, mi ha fatto pervenire l'intero volume in file, in modo che ho potuto leggerlo prima di questa presentazione.
e mi ha chiesto di scegliere un percorso e io ho scelto di approfondire i termini del titolo, peraltro Sua Eminenza ci ha così ben spiegato nell'intreccio col suo pensiero e la sua vita, attraverso tre contributi che sono pubblicati nel volume stesso, e precisamente il contributo filosofico di Ugo Perone, Patria e Umanità, i contributi del teologo Bruno Forte, La Patria Europa, e dello storico Andrea Riccardi, La città globale, segno del nostro tempo, anche se è senz'altro riduttivo rinchiudere questi tre contributi dentro i confini disciplinari di filosofia, teologia e storia, perché si coimplicano tutti e tre. In Patria e Umanità di Ugo Perone si rilancia in maniera interessante l'impostazione filosofica come necessaria, e Perone colloca la riflessione sull'idea di patria e sull'idea di umanità nella questione della disputa sugli universali, la chiama l'antica disputa sugli universali, cioè sul rapporto tra particolare e universale, tra individuo e concetto, che del resto è la questione filosofica per eccellenza. E si pone una domanda: e noi, quale posizione prendere di fronte a questa alternativa tra particolare e universale? Forse abbandonare l'uno e l'altro, considerando fruste e irreformabili entrambe le concettualizzazioni? Osserva peraltro Perone che la modernità segna un ritorno all'universale. Scrive: nella modernità dispiegata, dopo il primo successo dell'individuale contro l'universale, sembra però quasi che le parti si siano capovolte e che le ripetute crisi del particolare debbano trovare almeno contemperamento in una rinnovata tavola dell'universale. Non posso ovviamente seguire tutto l'interessante svolgimento del contributo di Perone, ma senz'altro questa prospettiva di riflessione mi sembra notevole e interessante. Impone di ripensare come intendiamo l'ideale, l'universale, e in che relazione lo intendiamo nei confronti del particolare. Del resto la disputa era ed è tuttora proprio questa. Se sfuggiamo all'alternativa estrema di considerare l'idea come un nome senza realtà, o piuttosto come uno schema più reale della realtà, allora intendiamo il giusto modo di porre non solo il rapporto tra individuale e particolare, ma anche tra patria e umanità nella loro dimensione reale e ideale. Ritornando nel testo di Perone, troviamo una definizione di patria, ma è più bella quella che ha dato Sua Eminenza, la patria e la famiglia. Patria, scrive Perone, è quella provenienza temporale e spaziale a partire da cui si è costruita l'identità, e il segno più potente che resta della patria è il linguaggio appreso da bambini. Ed aggiunge: come è stato osservato da più parti, la delimitazione di un'identità è sempre il riferimento polare con la distinzione da un'estraneità a cui ci si sottrae. Considerata da questa prospettiva, l'alternativa tra la determinatezza di un'origine che trova nella patria, nel paese, nella famiglia, la propria consistenza, e l'universalità di un intero non ha più qui il carattere di un'opposizione. E conclude: sia patria sia umanità non sono, come avevamo a tutta prima creduto, espressioni alternative di particolarità o universalità, ma determinazioni non incompatibili del modo di essere del soggetto uomo. Nel prisma di questa determinazione duplice si possono allora intravedere inattese significazioni, le quali al tempo stesso congedano una troppo affrettata rimozione. Entro questo spazio di non contrapposizione tra patria e umanità possiamo collocare le riflessioni di Bruno Forte sulla possibilità che l'Europa sia una patria. E anche qui cogliamo innanzitutto una domanda: come pensare l'idea di patria nell'attuale contesto non di rado caratterizzato da appartenenze fluide? Scrive Forte: i profondi cambiamenti storici degli ultimi decenni, la crescita della globalizzazione e la dialettica sempre più viva tra localismo e universalismo inducono a considerare che le identità sono oggi molto più fluide di un tempo, e la loro costruzione e il loro sviluppo sono determinati da un complesso di fattori così vario e articolato che non si sbaglierebbe a dire che tutti stiamo diventando sempre più cittadini del mondo, pur senza perdere caratteristiche e valori del contesto della nostra vita. Sommando le riflessioni di Forte e la chiave di lettura di Perone, aggiungo io che la
sfida dell'Europa come patria impone di evitare sia una visione nominalista che una idealista della stessa Europa. La soluzione proposta da Forte è nella prospettiva del personalismo cristiano, invita a costruire insieme, sulla base del personalismo di ispirazione cristiana e della conseguente valorizzazione della dignità di ogni essere umano e della solidarietà che ne consegue, un'Europa che potrà essere patria per chi ne fa parte e al tempo stesso casa comune ospitale per chi bussa alle sue porte. Infine, il ricchissimo testo di Riccardi offre numerose riflessioni sul ruolo della città contemporanea dentro la sfida della globalizzazione. Osserva che mentre il ruolo politico delle nazioni decresce, espropriato dalle politiche sovranazionali e dalla finanza mondializzata, quello delle città può crescere nel quadro dei flussi finanziari, informativi, di esseri umani, di merci e di consumi. Può crescere se le città si giocheranno nel quadro della competizione dell'economia globale e delle connessioni. Tutto dipende da come sapranno collocarsi nella grande rete globale. Se la globalizzazione è rete in movimento, le città sono nodi, intersezioni per cui si transita o che si evitano. Esprime la consapevolezza, con il tramite di Bauman, che tanto ha studiato le conseguenze della mondializzazione, che le città sono divenute delle discariche per i problemi causati dalla globalizzazione e fa riferimento al fatto che la città genera periferie, solitudine, fa proliferare vecchie forme di criminalità organizzata. E giustamente sottolinea che è la globalizzazione e non la secolarizzazione, come si diceva fino a qualche anno fa, il vero orizzonte problematico della contemporaneità da cogliere, e scrive: il vero problema che accompagna il secolo delle città, il nostro 2000, è soprattutto la globalizzazione. Questa è la nuova dimensione urbana e sociale con cui la Chiesa, la vita cristiana e la fede in Dio devono fare i conti. Come fare i conti? Usando gli strumenti giusti, e in questo volume ne troviamo molti. Innanzitutto, delle riflessioni dello stesso Cardinal Casper, tratte queste da un'intervista data nel 2018 a margine dell'incontro internazionale Conti di Pace, in cui afferma: l'Europa dei padri fondatori era basata su un umanesimo cristiano che era e deve continuare ad essere il collante dell'Europa oggi. È un collante oggi molto indebolito, ma se questo collante non esiste più, l'Europa si trova davanti a un abisso, e questo abisso è la paura, ed invita a riscoprire la nostra missione come cristiani in Europa e la nostra responsabilità per tutta la società e per tutta l'Europa. Un altro strumento importante lo troviamo in quello scritto firmato a due mani dal Cardinal Cottier e da Antonio Russo, che risale al 2003 e viene posto proprio all'inizio di questo volume, in cui viene messo in evidenza il legame tra Sua Eminenza e due documenti conciliari, in modo particolare la Lumen Gentium e Gaudium et Spes. Quest'ultima, a mio avviso, ancora è una riserva di significato per una riflessione su patria e umanità. Pensiamo solo come esempio alla parte sulla promozione della pace, la cooperazione internazionale, la condanna della guerra. La prima è un richiamo alla vera patria, che è patria beata. Nella Lumen Gentium patria è usata solo nella declinazione di patria beata. Infine, tiene insieme tutta questa riflessione, sfuggendo alle possibili opposizioni di particolare e universale, di patria e umanità, e raccogliendo in pieno la sfida della globalizzazione, il pensiero di Papa Francesco espresso nella Fratelli Tutti, che non è semplicemente un'enciclica sulla fraternità, come spesso frettolosamente si dice, perché infatti dedicata alla fraternità e amicizia sociale. E nel corso dell'enciclica si specifica fraternità universale e amicizia sociale, cioè la fraternità che lega tutti e le amicizie che legano i soci, i simili. La congiunzione E sembra a prima vista avere un valore solo esplicativo, ma proprio nella relazione tra i due termini, fraternità universale e amicizia sociale, sta la novità. Fraternità e amicizia non sono nozioni alternative, non sono complementari, non sono l'una la conseguenza dell'altra o l'una la fondazione dell'altra, sono invece due termini polari. Per comprendere questo elemento occorre fare riferimento al pensiero polare sviluppato da Bergoglio Francesco, a partire soprattutto, ma non solo, dal pensiero di Romano Guardini.
E dentro la Fratelli Tutti occorre, a mio avviso, fare riferimento al numero 133, dedicato a locale e universale. Dunque, fraternità universale e amicizia sociale sono due poli inseparabili e coessenziali, come il globale e il locale. Essendo due polarità, non possono essere separate, vanno vissute insieme, in una sintesi che costituisce la vera originalità del pensiero di Bergoglio Francesco. Come il globale è apertura, così lo è l'amicizia universale, come il locale è radicamento, così lo è l'amicizia sociale. La fraternità declinata verso tutti e l'amicizia coltivata verso il proprio gruppo vanno tenute insieme per essere vere e profonde e per non essere estremismi deformati. Nella sintesi si trova l'antidoto agli estremismi e alle cattive pacificazioni. Fraternità universale e amicizia sociale sono polarità da sintetizzare secondo un complesso modello di pensiero che implica il riferimento ai principi espressi nell'Evangelii Gaudium, ben noti, che non ripeterò, e la ben nota immagine del poliedro come illustrazione della sintesi polare della complessità unitaria. La Fratelli Tutti si pone in continuità con le encicliche sociali, con la dottrina sociale della Chiesa, ma la consapevolezza della complessità della realtà contemporanea conduce alla valorizzazione delle dimensioni polari e poliedriche. Dunque, l'antropologia proposta evidenzia la sintesi tra la dimensione locale dell'amicizia e quella universale della fraternità, costruendo un'etica che valorizza e concretizza la dimensione poliedrica della totalità e che possiamo intendere applicata anche a patria e umanità. In uno sviluppo della dottrina sociale della Chiesa, che per il riferimento alla sintesi oggi necessaria di locale e globale, potremmo, a mio avviso, chiamare dottrina globale della Chiesa. Grazie. Invito quindi a intervenire il professor, il sua eccellenza Kirch. Prego. Eminenze, eccellenze, egregio signor vicepresidente Singhammer, signore e signori, innanzitutto vorrei ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di dire qualche parola in occasione di un così bello e importante evento. E lo faccio ben volentieri perché il cardinale Walter Kasper si annoverà tra le voci tedesche più prominenti al mondo, nella teologia, ma non solo. Per questo motivo saluto in particolar modo lei, Eminenza. Sono lieto di vederla oggi tra di noi, riposato dopo la vacanza a Allgäu, e le estendo le mie congratulazioni per gli scritti Patria e Umanità in suo onore, che rispecchiano con il dovuto approfondimento l'opera della sua vita. Adesso alcune parole in tedesco, ma una traduzione non è necessaria perché il cardinale ha appena detto quasi tutto quello che volevo esprimere. Ich möchte keine etymologische Abhandlung heute vortragen oder gar eine philosophische Betrachtung darüber halten, welche völlig unterschiedlichen Konzepte sich hinter dem deutschen Wort Heimat und dem italienischen Patria verbergen könnten. Vaterland und Muttersprache lenken unseren Blick auf unsere Geburt. Beides bekommen wir automatisch mitgetragen, sozusagen vererbt. Heimat hingegen kann ich an vielen Orten finden. Es geht dann mehr um Prägung als um Geburt. Und so finden wir bei Kardinal Kasper viele Orte, die für ihn Heimat bedeuten. Allgäu, Schwaben, Deutschland, Europa, natürlich die katholische Kirche und Rom. Seine schwäbische Heimat hat ihn zutiefst geprägt. Die Kriegs- und Nachkriegszeit in Deutschland haben ihre Spuren hinterlassen.
aber auch eine Spur gelegt in die Zukunft des jungen Walter Kasper. Die Weite der Theologie in Deutschland und die Öffnung der katholischen Kirche durch das Zweite Vatikanische Konzil waren wichtige Wegmarken für ihn. Die Stimme des Theologen Kasper wurde so erst in Deutschland, bald aber überall in der Welt gehört. Und spätestens seit der außerordentlichen Bischofssynode 1985 zum Konzilsjubiläum in Rom wurde diese deutsche Stimme zu einer internationalen Stimme. Und neben dem Professorenkollegen in Münster, Josef Ratzinger, zu einer der wichtigsten Stimmen Deutschlands im Zentrum der Weltkirche. Lieber Kardinal Kasper, Ihre Stimme erheben Sie stets verständlich, wohldurchdacht und freundlich. Damit laden Sie auch andere in die Kirche ein, die für Sie selbst zur Heimat wurde. Und für dieses besondere Talent der Sprache und des Ausdrucks danke ich Ihnen sehr herzlich. Leider wird die deutsche Stimme heute in der Weltkirche wieder leiser. Die deutsche Kirche verliert immer mehr und immer schneller Mitglieder. Antworten für die großen Menschheitsfragen werden weniger bei der Kirche oder den Kirchen gesucht. Gleichzeitig verschieben sich auch die Schwerpunkte der universalen katholischen Kirche. Deutsche Anliegen und Perspektiven tun sich schwer im neuen Konzert der Stimmen, auch weil es in Rom immer weniger deutsche Präsenz gibt. Das ist schade, denn persönlich glaube ich, dass Deutschland die katholische Kirche in Deutschland der Weltkirche, dass Deutschland und die katholische Kirche in Deutschland der Weltkirche immer noch viel zu bieten haben. Dazu gehört auch die Debatte um den synodalen Weg, das Ringen um den richtigen Kurs für die Zukunft der katholischen Kirche, die es nicht zuletzt als Anregung für die weltweite Synode, die in wenigen Tagen beginnt. Gentile Signore e Signori, qui e oggi mi auguro soprattutto che la voce di Walter Kasper resti udibile nella sua chiarezza e perspicacia. E per questo in conclusione auguro a lei, Eminenza, tanta salute e la benedizione del Signore. Grazie mille. Adesso credo che sia il momento di invitare il professor Mark Lewis. Non c'è? Non c'è. Allora, il professor Pandolfi, prego di... Grazie, eminenze, eccellenze, cari colleghi, cari amici. Anche io prendo la parola impreparato, è vero, ma comunque, ecco, essendo l'ultimo, ho avuto la fortuna, o verso la fine, di raggranellare qualche idea. E non per falsa umiltà, ma in verità mi sento proprio un nano sulle spalle dei giganti, come ebbe a ripetere Giovanni di Salisbury dietro Bernardo di Chartres. Ma ciò non di meno vorrei tirar fuori, ecco così, esternare, pubblicare quattro idee che, in relazione naturalmente a sua eminenza, circolavano un po' nella mia mente qualche minuto fa. La prima di natura l'enuncio, la prima di natura ecclesiologica, la seconda direi di teologia della storia, la terza di carattere, come dire, metodologico, e la quarta, quella più strettamente teologica, direi di teologia trinitaria. La prima, chiesa o chiese, patria o patri, no? Questione disputata. Allora io direi che esiste un singolare ed esiste un plurale, no? Esiste un singolare, esiste un plurale, esiste un singolare, esistono insieme, quindi non possiamo non vederli insieme. Ma quello che Sua Eminenza sottolineava prima mi è veramente piaciuto, no? Partendo dalla famiglia, egli è, Sua Eminenza ha avuto modo di nascere, provvidenzialmente, nulla accade a caso, in periodi tremendi, no? Per la storia della sua nobilissima nazione, per tutta l'Europa, e quindi ha colto il momento ecclesiale prima di tutto nella famiglia, e quindi nella chiesa famiglia di famiglie, ma perché no? Perché non siamo dei nominalisti chiesa di chiesa. L'importante, come diceva poi la cara amica professoressa Lorella Congiunti, è salvaguardare all'interno della partecipazione il rapporto tra
singolare e plurale e tra individuale e generale. Quindi direi di questo è un discorso profondo anche perché al di là degli schemi cui i filosofi come a me sono un po' troppo abituati, significa il richiamo alla concretezza, significa che ciascuno di noi ha indelebile nella memoria il volto del proprio padre, della propria madre e non di un padre generico e quindi non di una chiesa generica ma di quella chiesa lì. Allora il Signore non ha inventato il primato Petrino ma ha creato Pietro. E quindi è Pietro, da Pietro, che deriva la missione, è la persona al centro, no? Quindi questo chiesa di chiese a me piace molto, patria di patria. Certamente la tematica della patria, qui non voglio divagare, può essere intesa in tutti i sensi, no? Però questo modo cristiano di vederla nella concretezza, nella semplicità, tenendo ciascuno di noi a mente il nome dei dodici. Ho finito di leggere quest'estate un autore che Ferdinand Casper ha avuto la grazia di conoscere, che io amo moltissimo, che ho letto grazie a Dio per intero, von Balthasar, parlava appunto del complesso antiromano di come vedere il servizio petrino, ecco, proprio riflettendo sulle figure concrete che nostro Signore crea e redime, a partire da Giuseppe, il suo padre secondo la legge, Giovanni Battista, quindi non la profezia, ma proprio quello lì. La seconda riflessione è, grazie professor Buttiglione, lo ha detto molto bene, volevo dirlo io, l'ha detto lui, il rapporto con la modernità, quindi Del Noce, certo, Del Noce, ma all'amico Massimo Borghesi, dopo Del Noce naturalmente, ma prima tutta la tradizione, non so, Blondel, ma la tradizione, io consiglio storia filosofia medievale, di Bonaventura, prima e poi, grazie, di Rosmini, no? Cioè, pensiero moderno ha la sua, come dire, negatività quando rende schiavo l'essere del pensiero, ma ha la sua grande positività quando vede l'esprit superiore alla materia. E questo stava nelle corde di Pascal, ma anche di Cartesio. E questo pensiero moderno europeo è un figlio del cristianesimo. E tante volte allora è stato triste che parte della Madre Chiesa non ha visto negli aspetti positivi del pensiero moderno per il suo spiritualismo e per il suo personalismo un frutto suo. Queste sono cose che ecco, io diciamo, ho imparato da tante cose che sento profondamente mie, ma che ritrovo appunto nell'insegnamento ecclesiologico, di teologia della storia, di Sua Eminenza. L'altro poi di carattere epistemologico, no? Quando in uno dei saggi, adesso non ricordo chi, allora, gratitudine ad Antonio Russo, sono veramente dispiaciuto e amico da una vita di questo disguido veramente sfortunato, e lo ringrazio anche perché ha voluto che sottoscritto fosse nella tabula gratulatoria, e quindi io sono profondamente onorato. E quindi uno dei collaboratori in questo volume sottolinea come Sua Eminenza sia stato uno dei pochi teologi e filosofi cattolici a occuparsi di Schelling, e allora l'assoluto nella storia, no? Vado verso la conclusione, perché questo fatto si può distinguere in due parti, una parte metodologica, una cattiva scolastica, non la vera scolastica, i grandi padri, non certamente Tommaso, assolutamente no, ha abituato a distinguere il duplice ordine del filosofico e del teologico, non in una maniera distinta certamente, ma in una maniera separata. Quindi uno potrebbe dire, ma teologo che si occupa di filosofia innanzitutto, ex professo, e poi di Schelling, e poi quale Schelling, il primo o il secondo, e poi è la triade che sta con Hegel e con Fichte. No, come se, come dice appunto il professor Buttiglione, si trattasse di sorprendere nella modernità soltanto il negativo, no? E questo è anche contro quello che Paolo fa nel 17° capitolo degli Atti degli Apostoli, quando, no, vede, siete molto pii, perché ci sono quei logoi spermaticoi, quei semina verbi che sono impiantati, creati in Cristo, nel cuore di ogni uomo. Questo non significa relativismo, significa fedeltà a quello che noi diciamo nel simbolo apostolico, Diu, Gesù Cristo, Gesù Cristo, Panta e Geneto. Quindi è stato fatto tutto in lui, anche Schelling, ecco, anche tutta quella, è un omaggio, una cultura nobilissima nella Germania, quella, quel, quel,
tutto quello che è accaduto di grande, dico soltanto il 1780 e il 1830, no, l'apocalisse dell'anima tedesca, detto Balthasar, che può essere caduta molto giù, ma perché veramente è andata molto su. Nel testo ci sono citazioni bellissime di Thomas Mann, Giuseppe e i suoi fratelli. Ecco, allora, metodologicamente, perché non far colloquiare fides et ratio, la fede e la ragione, il filosofico e il teologico? Non è tradizione originaria della Chiesa questa separazione. L'ultimo punto, l'assoluto nella storia. Vado quale assoluto? A è piaciuto a sua eminenza, perché questa citazione di Balthasar lui la pone nella prefazione di un libro antologico, Varie nobili voci su Balthasar, che è degli inizi degli anni 90, addirittura fine anni 80, poco dopo la morte del grande teologo di Lucerna. In questo libro, curato fra l'altro da sua eminenza il cardinal Walter Kasper, lui pone questa citazione che metto anche io nella mia riflessione, che è appunto l'ultima, perché è sua, se è di Balthasar, ma la fa lui, dove dice: beh, la grandezza di Dio in ogni religione è la grandezza del cielo, ma qual è la caratteristica del cristianesimo? Che la grandezza di Dio sta nel farsi piccolo nella terra, e può essere addirittura una cosa scontatissima questa, no? Ma però è così. E non coceri maximo continueritamen a minimo divinum est, piacque a Hölderlin. Anche a Ignazio di Loyola, il Santo Padre lo cita spesso, lo riferisce, non so se è così, a San Tommaso d'Aquino. E allora è che tutta questa piccolezza sia la nascita di Gesù Cristo nel mondo, nella storia, e sia la nascita di Gesù Cristo nel cuore di ciascuno, ma perché Gesù Cristo da sempre nasce, le tre messe di Natale, la nascita ad eterno, no? Che piaceva tanto a Meister Eckhart. Cioè il fatto che nella Trinità c'è lo spazio consustanziale del figlio che è Dio ma che è fragile. E questo è quello che faticosamente noi diciamo, proviamo a dire, perché in questo noi siamo battezzati, ed è questo che probabilmente, no, che sicuramente, chiudo, è il cuore. Questo è più importante della Chiesa, perché come insegna una nobilissima tradizione da Ambrogio fino a sua eminenza, Ecclesia sicut luna. Cioè la Chiesa cerca, come corpo mistico di Cristo, del Figlio, di far trasparire nella storia che soltanto questo è Dio. Una relazione infinita tra colui che è soltanto padre e colui che è soltanto figlio, nostro fratello. Una cosa assolutamente blasfema per altre tradizioni. È assolutamente terrificante per l'inferno, ma è questo il punto nel quale noi siamo posti, no? Per nostro merito, e sicuramente questo è più importante di ogni mediazione, di ogni luna, di ogni stella, di ogni chiesa e chiese, di ogni patria e patrie, di ogni umanità e di ogni uomo ed uomini, più intimo a noi di noi stessi, per dirla con Sant'Agostino. Sono sicuro che al di là delle mie povere parole, queste riflessioni, ripeto, di carattere ecclesiologico, di teologia della storia, di metodologia e di cuore trinitario del cristianesimo, più importante di tutto, perché quando questo viene trascurato viene sostituito storicamente da surrogati di assoluto pericolosissimi, sia quello che non soltanto il cardinal Walter Kasper, ma anche lui ha studiato tutta la vita, ci consegna in questa festa per i suoi 90 anni, ripeto quello che è stato detto, ad multos annos significa anche a 100, 100 se Dio vuole, tanto abbiamo bisogno a servizio della Chiesa e del mondo di persone che sappiano coniugare in sé la santità, la pastoralità e l'intelligenza. Oggi è San Giuseppe da Cupertino, no? Che pregava il Signore che mandasse, per finirla un po' con una battuta, visto che tra qualche giorno è San Pio da Pietrelcina, che amava dire le barzellette, non certo, non penso che sia un peccato, questo diceva: Signore, di mandarci dei sacerdoti santi e anche dotti, perché di non dotti ne abbiamo già tanti. Possiamo dirlo anche dei laici, padri e nonni di famiglia come me. Grazie Eminenza, una preghiera.
Se ci sono degli altri interventi, posso, si facciano avanti, insomma. Prego. Non era nella mia idea di parlare, ma Eminenza, mi sembra di capire che io sono quell'altro di cui ha parlato il cardinale Coco Palmieri. Perché nell'anno 2002, se vi ricorda, a fine anno, a dicembre, io che avevo lavorato per più di 20 anni nella Segreteria di Stato, avevo un talento. E quel talento era la mia, come dire, competenza nella lingua inglese, cosa che mi ha lasciato spazio il fatto che ha raccontato Sua Eminenza. Una mattina io stavo con il Papa Santo Giovanni Paolo II, come tante volte, cercando di prendere nota delle idee che lui voleva dire in un discorso, perché facevamo con lui i discorsi in lingua inglese. Io. E allora lui alla fine mi disse: tu potresti essere il segretario in Unità dei Cristiani. E io mi sono sentito cadendo in un poso profondo, infinito. Gli ho detto: Santo Padre, no. Forse potrei essere segretario in un ufficio normale, ma non in quello. E lui ascoltava e io ho detto: no, lì bisogna sapere di che si tratta. Bisogna sapere tutta la storia dei rapporti ecumenici. E lui allora era abbastanza già ammalato, non si muoveva molto, ma ha fatto così: imparerai e basta. Finita la conversazione. Dopo qualche giorno ho chiesto di venire a vedere lei perché non l'avevo mai incontrato e non avevo idea di come era questo famoso teologo cardinale Casper. E io pensavo: è brillante, ho letto i suoi libri. Però è la mia idea dei geni tedeschi, era Beethoven. Le ho raccontato questo e io pensavo che stavo per incontrare uno con la melena, i capelli lunghissimi e lui, invece ho trovato una persona così gentile e così buona. E gli anni che ho servito come segretario con lei sono veramente per me una grazia di Dio, un dono. E voglio solo dire questo per aggiungere una piccola esperienza a tutto il merito e quello che è riuscito a fare e a proporre alla Chiesa nella sua vita. Così che mille grazie. E Venezia. Ma deve soltanto dire, lei è venuto da me la prima volta, ha detto: io non capisco niente di questo ecumenismo. Ma lei ha imparato molto e molto velocemente e senza di lui, lei alla fine era la colonna di questo consiglio per l'ecumenismo, ha imparato molto. Grazie. Un buon consiglio. Poi direi di chiudere con il messaggio con di Antonio Russo, che vi leggerò io,
Solo cercherò di accorciarlo un pochettino in modo da poter finire per le 6:30. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare molto sentitamente il magnifico rettore del Pontificio Ateneo di Sant'Anselmo, professor, scusate il tedesco, Bernard Eckersdorfer, e la sua collaboratrice Claudia Burger per aver ospitato e organizzato in modo esemplare questo evento. Eminenza reverendissima, in questa sede prestigiosa, in occasione della presentazione del volume in suo onore su Patria e Umanità, data alle stampe in maniera egregia dall'editore Pensa di Lecce e curata insieme a Johannes Silham, che ringrazio caldamente per il sostegno a tutti i livelli, mi limito a rivolgerle soltanto poche semplici e riconoscenti parole, soprattutto di gratitudine per il decisivo supporto che da lei, dice Antonio, ho sempre ricevuto. L'intento dell'opera, il suo onore, Eminenza, si richiama esplicitamente al suo insegnamento, al suo servizio ecumenico, alla sua biografia, alla sua riflessione sul rapporto tra unità e pluralità, cioè al centro di tutta la sua attività. Infatti, la chiarificazione di questi aspetti, lei ha sempre di più cercato di enucrearla a partire dall'idea di Chiesa come segno e strumento dell'intima unione di Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Questo è accaduto perché il principio della ecclesialità è quello che, più degli altri, connota la teologia cattolica, e perciò ogni discorso teologico è possibile soltanto all'interno della comunio della Chiesa. La Chiesa come comunio non è tuttavia da intendere come un'assemblea della comunità che si realizza a partire dal basso, ma sta ad indicare l'idea di partecipazione ai doni offerti da Dio, soprattutto all'Eucaristia. E perciò parlare di unità della Chiesa in termini di comunio equivale a ridare spazio ad una legittima varietà di chiese locali, all'interno di una più vasta unità di fede degli stessi sacramenti e ministeri. Questo discorso di reciprocità tra unità e pluralità trova sul terreno filosofico una sua formulazione particolarmente significativa in un corso tenuto dal 1928 a Parigi su Pace e Umanità da Maurice Blondel, che venne letteralmente saccheggiato da Henri Dunant. Blondel afferma che tra l'individuo, la nazione, la patria, vi è una causalità reciproca, tanto che l'umanità forma un'unità che cresce e si arricchisce attraverso la loro pluralità. Si tratta di un aspetto che suscita sentimenti da di loro contrastanti, per gli uni di adesione e fino anche di sacralizzazione, per gli altri di animosità e di obiezioni. La patria viene vista in nome di un cosmopolitismo nemico delle frontiere, come un pregiudizio, una superstizione, oppure in nome di un amore geloso del proprio paese, come espressione incomparabile dell'integrità di un suolo comune, di una famiglia variata, di una stessa lingua. Questo stesso discorso trova applicazione concreta nel testo, sempre di Blondel, destinato ad un grande pubblico, di urgente attualità, Allora ed ora, lotta per la civiltà e filosofia della pace, del 1939. Si tratta quindi di un volumetto che ebbe un grande influsso anche sullo statista Robert Schumann, che gli espresse personalmente la sua riconoscenza, e nel 1953, dopo la morte di Blondel, si recò in ritiro spirituale nella sua casa di Aix-en-Provence, con questo gesto volendo esprimere la sua adesione politica, filosofica e religiosa alle idee di Blondel. Ma qual è la tesi di Blondel? E qui finiamo.
La soluzione del problema dipende non da combinazioni di interessi, da un equilibrio di forza, da una questione di razza o di nazionalità. Il problema della pace civilizzata si pone essenzialmente su un piano più alto, su un piano metafisico e morale di verità. Quale verità? Quella della natura e del destino dell'uomo, che esige con urgenza per il futuro stesso della civiltà in tutte le sue ripercussioni pratiche, il ritorno al senso cristiano della carità e ad un insegnamento che libera dai ioli e dalle passioni, a una dottrina praticamente fedele ad una legge di amore fraterno. In quest'ottica, il male, cioè lo scandalo delle guerre giuste, deve essere detto anormale e dichiarato fuori dalla legge. L'applicazione di questo principio è lo sfondo e il presupposto, il legame sostanziale di unione che bisogna completare, approfondire e su cui elevare tutti i metodi giuridici, politici e filosofici. Vuole chiudere? Adesso tra due minuti avremo gli esprimi e voi siete tutti invitati a non preferire niente, adesso dice stato detto, voi siete invitati a spiegare ancora pochi, qualche professore, gli studenti non sono ancora qui, però vi rimanete tanto per il materiale, si canta e subito dopo sarà la cena, ma l'avete colto. Siete invitati adesso nella mesa oppure a rimanere qui e poi a fare un video. Va bene, Paolo, per voi? Se vi ha come dire, non ci vuole insieme a noi.